tutti ragazzi, allora rieccoci con il consueto video dei most played di novembre. Io lo sto facendo l'1 dicembre, ma non so quando lo vedrete voi. Comunque è sempre in collaborazione con Generalia e Chiara Golden Violet. Vi lascio il link, se non del video, del canale nell'info box, come sempre da 6 anni credo, più o meno, 6-7 anni, una cosa del genere. Comunque ho deciso di fare make-up e skincare e care insieme. Sarà un video praticamente di top flop, perché ci sono purtroppo dei flop e dei top. Inizierò di make up, tra l'altro c'è pochissimo, e inizierei invece dai capelli, perché è una domanda che ultimamente, non so per quale motivo, mi state facendo spesso, ma veramente non lo dico per dire la verità. Allora, io vorrei parlare principalmente di due cose per quanto riguarda i capelli. Vabbè, innanzitutto il lavaggio, shampoo e balsamo, perché le avevo in casa visto che mi ero fatta scorte. Che cacchio è successo qua? Sta uscendo prodotto? No. Perché mi ero fatta scorte tempo fa di questi prodotti, ce li avevo in casa ma non li usavo da un po'. In commercio, perlomeno nei negozi, io credo che non ci siano più, purtroppo, mentre su Amazon credo che si trovino ancora. Ne ho già parlato in passato, io li amo follemente, sono gli shampoo e il balsamo di L'Oreal, di questa linea, Pure Color, della linea Air Expertise. Li amo follemente, li amo tutti e due, perché lo shampoo anche da solo è già districante, quindi mi dà soddisfazioni, quindi volendo veramente, se uso questo, posso non usare il balsamo. Il balsamo è tipo uno dei balsami più potenti che abbia mai provato, probabilmente più potente di quello per esempio di Biofficina Toscana. È veramente super concentrato, ne basta pochissimo. Se avete i capelli grassi ovviamente lasciateli perdere tutti e due, perché chiaramente sono degli shampoo abbastanza, shampoo e balsamo abbastanza nutrienti. Che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo, mi era venuta in mente una cosa. Comunque hanno un profumo buonissimo, ho provato una volta, anche se mi è dispiaciuto un pochino sprecarlo, però ero troppo curiosa. Ho provato questo balsamo per depilarmi le gambe con la lametta e funziona da Dio, però non posso sprecarlo in quel modo, perché sarebbe veramente un delitto. Non mi dilungo perché, ripeto, me ne ho parlato tante volte e mi piacciono tutte e due tantissimo. Mentre spendo due parole, anche se ne ho già parlato in un video, per quanto riguarda gli integratori che sto prendendo per capelli. Prima ho fatto un Get Ready With Me, che non so se metterò prima o dopo questo video, e in pratica ho fatto caso al fatto, mentre avevo la fascia per capelli, ho visto che avevo già della ricrescita. Insomma, io la tinta l'ho fatta da pochi giorni, ho visto sul calendario, l'ho fatta il 20 di novembre, sono 10 giorni e io ho già la ricrescita. Ora, è ancora sopportabile, nel senso che posso aspettare qualche giorno, però vedo che la cosa sta aumentando sempre di più, giustamente. Io li prendo da, credo, un mese e mezzo o due, forse poco meno di due mesi comunque. E ho un altro integratore, però non c'entra con i capelli, quello lì. Diciamo che questo è il trio, il tris secondo me, che mi sta aiutando, perché questi sto prendendo. Indubbiamente la vitamina C. Allora, questa è della Vita Bay, che ho preso su Amazon, l'ho pagata 10 euro per 100 compresse, le ho pagate 10 euro, però c'è una confezione che è più conveniente, che la usa la mia amica Simona o la Spage, che costa tipo 13-14 euro, ce ne sono credo il doppio, o forse, mi ricordo, comunque sono più convenienti. Io, sapete perché avevo preso questa? Perché avevo 10 euro sull'applicazione Hype, quella che ho scaricato tramite Human Safari, e quella che vi metto sempre nell'info box. Avevo quei 10 euro e non volevo aggiungerci soldi, ho preso questa. Tanto comunque ci faccio 3 mesi, sì, mi sa che, sì, ci faccio 3 mesi, ne prendo uno al giorno, anche se nel periodo di influenza ho aumentato la dose. E quindi ho detto, mi basterà per un sacco di tempo, la prossima volta mi compro quella più conveniente. E quindi, insomma, questa. Ma questa vi aiuta per tante cose, anche per i capelli, perché anche lì, vabbè, la vitamina C influisce un po' su tantissimi processi metabolici, quindi è molto utile. Poi, questo qua, che è la seconda confezione, ma perché all'inizio avevo comprato uno in erboristeria, ma questo dicono sia il migliore, me l'ha detto una di voi, si chiama dell'American Health, l'ho preso sempre su Amazon, Apple Cider Violet, aceto di mele in compresse, che tra gli effetti ha anche quello di stimolare la crescita dei capelli. Non solo quelli, perché in realtà viene consigliato per tipo accelerare il metabolismo, insomma svegliare un po',
potreste tranquillamente bere aceto di mele, se già uno di voi me l'ha scritto che lo ama follemente, se già lo assumete nell'insalata in qualche altro modo, ok, a me non piace, quindi questa è la soluzione più comoda per assumerlo. Qua ci sono 200 tavolette, io ne prendo due al giorno, se ne possono prendere anche di più, perché qua dice da 2 a 6 al giorno, cioè praticamente due compresse fino a 3 volte al giorno, però io ne prendo due, insomma, così mi dura di più. Se un giorno mi dovesse girare, no, ma non penso che le farei, forse al massimo potrei prendere due la mattina e due la sera, comunque stomaco pieno, queste qua. E infine anche la biotina, oddio, mi stava cadendo per terra, anche la biotina. Io ho questa della Solgar, 100 tavolette, le ho pagate un botto, non mi ricordo quanto, anche queste su Amazon ne trovate di più economiche, questa ne prendo una al giorno. Comunque questi sono i tre integratori che io sto prendendo. Ho preso anche altri integratori in passato, ma non ho mai visto risultati particolarmente soddisfacenti. Gli unici risultati in passato li avevo visti con l'aceto di mele, che però ho preso per un periodo limitato. Infatti, comunque viene consigliato un utilizzo non più di 3 mesi e poi magari fare una pausa e poi riprendere dopo un tot, altrimenti poi il metabolismo si abitua. E niente, io questi sono quello che sto facendo. Uno di voi ha anche notato che riesco adesso a legarmi i capelli senza problemi. Qua praticamente vedete che mi sta ricrescendo questo coso qua che vi avevo detto per sbaglio, avevo un po' rasato con la lametta, quindi sto aspettando che cresca e qua si vede anche la crescita. Però i capelli sono molto più lunghi di 3 mesi fa, insomma, vedo che c'è una crescita decisamente più veloce. Passando alla skincare, ho due prodotti per la skincare ho solo questi due, che sono purtroppo entrambi dei quasi flop, e tutti e due sono di Eteria. E mi dispiace perché uno l'ho comprato io, l'altro mi è stato mangiato dall'azienda, ma a prescindere da quello, sapete che, cioè, ho altri prodotti che mi piacciono tantissimo. Questi due però purtroppo li devo bocciare. Questo l'ho anticipato in un video precedente, è il gel detergente viso purificante. Non mi piace per due motivi: un po' perché mi dà un leggero fastidio agli occhi se mi va a finire negli occhi, e poi per il profumo di tea tree un po' troppo forte, che non accenna a diminuire. Mentre in passato ne ho usato uno della CND che mi piaceva tanto, quello però alla fine mi ero abituata. Questo non riesco ad abituarmi, ci cioè sto facendo fatica a utilizzarlo. È arrivato qui. E mi sono imposta di finirlo, lo voglio finire, ma questo non mi sento di consigliarlo. L'altro, quello delicato, è mille volte meglio per me. E l'altro prodotto che purtroppo mi ritrovo a semi bocciare è la crema contorno occhi. Perché a volte, allora, funzionare funziona, nel senso che è vero che distende leggermente le rughe d'espressione. Questa si chiama Supreme. Qua non c'è scritto, però nel sito la chiama proprio Supreme Contorno Occhi. Comunque, dicevo che è vero che distende leggermente le linee d'espressione, però rimane troppo leggero. Quindi questo probabilmente d'estate sarebbe un contorno occhi perfetto. Io l'ho preso in fiera a settembre, c'era ancora caldo, però. Infatti all'inizio non mi dispiaceva, adesso mi rendo conto che è diventato troppo poco. Mi dispiace, cioè ne ho usato un bel po', non ne ho tantissimo. Cercherò di smaltirlo perché non posso tenerlo fino a quest'estate perché è un prodotto naturale, non resisterebbe, rischierei di buttarlo. Sto cercando di capire se posso magari mischiarlo ad altre cose per portarlo avanti. Però ieri disperatamente sono corsa a ricomprarmi l'iCare di Martina Gebhardt perché al momento è l'unica cosa che mi fa qualcosa. Infatti l'ho messo ieri sera, già stamattina ho notato la differenza, decisamente differenza. Chi ha, in realtà neanche quello va bene per tutti, perché quello è un contorno occhi veramente molto corposo. C'è anche chi dà fastidio agli occhi, quello lì, quindi non buttatevi a capofitto, perché potrebbe non piacervi. Però ecco, questo al momento è ciò che penso di questo. Dicevo che alternavo a pareri contrastanti perché a volte mi sembrava facesse veramente tanto, soprattutto sotto il correttore di Huda Beauty, e a volte invece no, mi sembrava troppo leggero. Quindi al momento mi ritrovo a doverlo accantonare leggermente. Passando al make-up, ragazzi, non vi dirò nulla di nuovo, forse un paio di cose magari leggermente più nuove, però questi sono stati i miei most played di questo mese, soprattutto da quando, da metà mese circa, ho ricominciato a stare fuori via tutto il giorno e anche a truccarmi poco. E vabbè, questo ne abbiamo già straparlato, la cicapera e il Dr. Jart, in assoluto.
Bah, il prodotto dell'anno, questa sicuramente. Anzi, me la devo cominciare a scrivere le cose. Comunque, nel video dei prodotti dell'anno top, questa è sicuramente presente perché è un prodotto eccezionale. Vi protegge la pelle anche nel caso di particolare freddo. Ha un SPF 30, anche se adesso siamo in inverno, ma se c'è la neve in alcuni posti, vi assicuro che rimbalza tantissimo la luce, quindi vi può aiutare. Attenua i rossori, veramente vi fa dire addio al fondotinta, in molti casi me l'avete scritto in tantissimi, quindi nei commenti leggerete sempre pareri positivi su questo prodotto. Non è super leggero, quindi se avete la pelle grassa, assolutamente no, però merita una prova e tanto esistono anche le mini taglie, soprattutto in questo periodo esistono le confezioni regalo. Infatti un sacco di voi l'hanno comprata. Approfittate se volete provarla di quelle confezioni lì. Poi, ah no, mi dimenticavo una cosa di skincare, in realtà di body care, visto che nell'altro video l'avevo nominato così velocemente, devo assolutamente rimenzionarlo. L'ho utilizzato stamattina, ma durante il mese più volte. È questo guanto, il Magic Peeling, che è una roba fotonica, fotonica. Se non lo provate, non potete capire. Allora, io tipo oggi di solito lo uso quando decido anche di depilarmi con la lametta, perché poi magari faccio la luce pulsata, che nel frattempo prosegue, ma ci aggiorneremo fra non molto. E io cosa faccio? Mi depilo, dopodiché, e comunque non mi irrita la pelle la lametta che uso, quella della Wilkinson. Dopodiché, nel frattempo, la pelle si è ammorbidita perché il calore dell'acqua nella doccia, degli vapori, eccetera, hanno ammorbito la pelle. Dopodiché prendo lui. E ci do, che ci do, che ci do, e qua mi ricorda coso lì, come si chiamava? Che ci do, che ci do, che ci do. Oh, ditemelo, scrivetemelo, che non me lo ricordo in questo momento. È un bolognese, come si chiamava? Non mi viene, vabbè, che ci do, che ci do, che ci do. Comunque, ci do, che ci do, e viene via praticamente la pelle morta. È una cosa fantastica, trucioli di pelle morta, meraviglioso. Vi lascio il link, costa un botto, ma è un investimento. Io l'ho comprato nelle profumerie Serbella. Ci sono dei rivenditori che ce l'hanno fisicamente, ma credo che su Amazon comunque venga a costare qualcosina in meno. Vabbè, non mi ricordo, dipende perché Amazon cambia sempre i prezzi. Comunque, io vi lascio i link come sempre sotto nell'info box. Ritornando al make-up, questa ve l'ho già mostrata mille miliardi di volte. Continuo a utilizzarla, mi piace da morire. La Smashbox Cover Shot Eye Palette Matte. È stupenda, stupenda, non ho altro da aggiungere, anche questa penso che potrebbe finire nei top dell'anno. Questo ve lo faccio vedere in velocità perché, come vi ho detto, purtroppo è una limited edition. Vi prometto che vi troverò un dupe, è l'illuminante di Nabla Wave, che è questo qua. Veramente non mi dilungo perché non ha senso, non si trova più purtroppo, sperando che ne esca uno simile. E infine questi due, uno è il correttore purtroppo non sto trovando pace, sono molto tentata, quasi sicuramente comprerò quello di Huda Beauty, perché voglio testarlo per bene, ho provato qualche volta e sinceramente mi è piaciuto, però indubbiamente quello più utilizzato, che per ora mi sta dando più soddisfazioni perché comunque rimane il più sottile, quello che mi segna meno, è quello di Bourjois, il Radiance Reveal, considerate e sappiate che è poco coprente. Però per una base leggera fatta con Cicaper correttore, perfetta, combinazione perfetta. Quindi assolutamente, ma per quello che costa, secondo me è un prodotto che si può provare. Se non avete occhiaie, ve lo consiglio. Io li sto usando mescolati, questo è il 2, li uso insieme al numero 1 che avevo preso all'inizio sbagliando. Quindi al momento mi ci sto trovando comunque bene. Conto di fare magari un giorno un video con la mia classifica dei correttori. Ultimo prodotto è questa cipria che io ho in questo jar di Neve Cosmetics, ma perché l'avevo divisa a metà con un'amica, è questa di, oddio, vabbè, è inutile che ve la faccia vedere perché tanto non ho neanche la confezione originale, è la cipria Translucent di Laura Mercier che mi sta piacendo tantissimo, lo sto usando su tutto il viso, sia sul contorno occhi che sul resto del viso, ed è veramente una gran bella cipria. Purtroppo a Bologna non conosco più nessuno che rivenda Laura Mercier. Costa un botto, ovviamente, ma ci sono altre cipre che aspettano di essere provate. Però questa, se vi trovate, sentitela perché è veramente molto piacevole. Secondo me è una cipria che possono utilizzare tranquillamente anche quelli che hanno la pelle secca, perché assolutamente non asciuga, cioè la sentite che si appoggia sul viso, vi annulla eventualmente l'effetto appiccicoso del fondotinta se ce l'ha, però io non la sento seccare la pelle e mi piace tantissimo. In questo periodo è perfetta. Sta rientrando il motociclista del condominio.
palla, ma perché devono sbarmittare così? Che soddisfazione ci provano? Comunque, tanto il video è finito, la messa è finita, andate in pace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!